Il gruppo cinese GWA pronto ad investire nella città della Concia, in particolare nell'azienda Derma guidata dall'imprenditore solofrano Gaetano De Maio. Ne abbiamo parlato con l'amministratore delegato Marco Luppa, che è pronto a rappresentare questo gruppo cinese in Italia anche a Solofra. Lo ha fatto con successo nella conceria del Chienti e ora dovremo seguire gli sviluppi in questa estate affinché la conceria Derma possa confermarsi come riferimento nel polo produttivo della città di Solofra. Leader, eccellenza, lo ha detto lo stesso Luppa, poi parole che hanno trovato la conferma nelle dichiarazioni di Gaetano De Maio, pronto sì a cedere ma nell'esclusivo interesse dei lavoratori del polo conciario. Grande interesse anche ai temi dell'innovazione, prima di tutto però il mantenimento dei livelli occupazionali. Nella conferenza stampa di questa mattina abbiamo avuto la conferma che dai momenti di crisi, di grande difficoltà, poi vengono fuori le migliori energie. Lei lo raccontava nell'esperienza addirittura di liquidatore in una conceria a Tolentino, ha scoperto l'importanza degli investimenti cinesi, dunque l'attenzione possibile anche per l'Italia. Dall'esperienza positiva a Tolentino, oggi qui a Solofra, per quella che lei ha definito un'eccellenza, la Derma, quindi investimenti cinesi per rilanciare ancora di più la Derma. Assolutissimamente sì, la Derma è di per sé un'eccellenza, non è minimamente paragonabile al Chienti che era una società in liquidazione, e oggi l'intento di GWA, il mio e quello di tutto il sistema CTC, è quello di poter insieme a Derma costruire un progetto per il futuro di espansione della stessa Derma e quindi a beneficio del territorio. A Tolentino una rappresentanza qui accanto a Gaetano De Maio è riuscito a conservare 80 posti di lavoro, un numero importantissimo. Qui ha detto innanzitutto partiamo da un punto certo, il mantenimento dell'occupazione, per poi lavorare a un sensibile incremento. Assolutamente sì, cioè questa è un'azienda che funziona, ha marginalità, redditività, e quindi si deve partire da questo valorizzando al meglio, possibilmente creando nel più breve tempo possibile un percorso formativo per dei giovani che vogliano imparare a lavorare le pelli. L'ha chiarito, GWA non è un fondo di investimento ma è un gruppo di aziende finanziate dallo Stato cinese. Interviene GWA all'interno di Derma come? GWA è un gruppo industriale cinese che ha 52 fabbriche in Cina e ha 3 aziende in Italia. Le modalità tecniche le stiamo definendo in questi giorni, ma si tratta oggettivamente di un'acquisizione. Chiudiamo anche questa intervista con una battuta, ce lo consentirà, ritroveremo Gaetano De Maio all'interno della Derma. Gaetano De Maio lo ritroverete con ancora più energia all'interno della Derma. È stato molto chiaro suo figlio, ha detto probabilmente ci hanno scelti perché in tanti anni abbiamo chiuso sempre i bilanci inutile. Lei ritiene invece che questa attenzione, quanto questa attenzione sia legata anche alla qualità di ciò che voi producete? Sì, a parte la qualità che si può ancora sempre, si deve sempre migliorare, è un lavoro continuo senza mai avere problemi, dare problemi alla gente, quindi ci rispettano in tutto il mondo. Tu puoi girare tutto il mondo, non troverai un calzaturificio, una confezione che ti può dire qualcosa male della Derma di De Magaità. Sarebbe folle pensare di prendere questa azienda per poi tra X tempo chiuderla per trasferire tutto in Cina. Non butteremo via soltanto i soldi dell'investimento e distruggeremo quello che è il prodotto, la qualità, l'affidabilità e la credibilità di questo marchio e di questa azienda. Precisare che io non ho bisogno di fondi cinesi, ma se i miei figli due, cioè no, che non vogliono fare questa attività, questa qua diventerà una caserma chiusa. Allora io, per me è un sacrificio, perché per l'importo che io posso ricavare non è niente per quello che do, chiaro. Lo faccio per una prospettiva, se ci riesco, per le altre aziende, per domani, perché ho visto quando concerie tutte chiuse. In questi giorni ho girato, ho visto, ma nessuno lavorava, tutti chiedono aiuto, e noi siamo a disposizione per questo, perché altrimenti mi posso stare pure a casa. Immaginiamo che in questi giorni abbia avuto modo di parlare anche con i suoi dipendenti. C'è stata anche una domanda, un momento che l'ha particolarmente colpito? No, ma loro credono in me, lo sanno già con chi hanno a che fare, sono tanti anni. Qua quelli che sono stati da poco tempo sono 35 anni, 40, 50 anni, c'è un ragazzo di 50 anni che sta con me.